Parlaci del tuo personaggio in questo film. Il mio personaggio è un personaggio, il simpatico cialtrone, perché sono un uomo sposato con Nancy Brilli, che a sua volta è una del popolo, che ha avuto un'eredità, quindi una cafona arricchita, e io cerco di fare sposare mia figlia al figlio di un uomo ricco, e invece poi per fortuna trionferà l'amore e mia figlia si metterà col figlio di Massimo Bondi. Con Brilli ormai è una coppia collaudata, com'è lavorare con lei? Bellissimo, Nancy è bravissima, è un'attrice bravissima, molto spiritosa, è un po' come era Monica Vitti negli anni 60-70. Qual è la scena che ti ha messo più in difficoltà? Abbiamo avuto difficoltà solo col freddo, perché Alessandro Moris era un periodo veramente gelido, però per il resto siamo stati benissimo. Ok, un'ultima cosa, un augurio al pubblico che andrà a vedere questo film, fai un invito? Beh, innanzitutto l'invito a venire, perché il film è molto carino, e l'augurio di farvi tante risate.